Buongiorno a tutti, sono molto lieto che il professor von Erman e il professor Alfieri siano qua con noi a presentare questo loro libro, Martin Heidegger, La verità sui quaderni neri. Sono molto lieto che ci siano loro, ma sono molto lieto anche che ci siano gli altri relatori che via via presenterò e ovviamente sono molto lieto che siate tutti voi qui. Il rettore dell'Università di Pavia, il professor Fabio Rugge, in questo momento è all'estero, a Praga, e quindi mi ha chiesto di portare i suoi saluti personali al professor von Erman e al professor Alfieri, così come agli altri relatori e a tutti loro. E ovviamente il solo fatto che questo evento sia ospitato nell'aula magna dell'Università di Pavia è il segno della vicinanza dell'Università a questa impresa culturale. Impresa culturale che si iscrive all'interno di una riflessione filosofica, e quindi sono molto lieto che sia il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, il professor Maurizio Rari, a portare i suoi saluti. Gratissimo al delegato del magnifico rettore, ma soprattutto all'amico Giampaolo Azzoni per l'ammirevole regia di un avvenimento culturale che si annuncia di risonanza, direi non solo italiana. Io prendo brevissimamente la parola come direttore del Dipartimento di Studi Umanistici per salutare tutti i nostri illustri ospiti, il professor Friedrich Wilhelm von Erman, emerito dell'Università di Friburgo, padre Francesco Alfieri della Pontificia Università Lateranense, che sono i coautori del saggio dedicato agli Schwarzhefte di Martin Heidegger. Inoltre saluto Francesca Brencio della Western Sydney University, Claudia Gualdana del Giornale, che ha pure collaborato alla realizzazione di un'appendice importante nel volume, e poi avremo con noi anche il nostro, chiamiamolo, filosofo di casa, Luca Vanzago. Io, che filosofo non sono, figuro qui da umanista inoffensivo, di quelli un po' buffi, per intenderci, della specie di Serenus Zeitblom, che al diavolo fanno finta di non credere, ma in realtà fermamente credono, lo conoscono e doverosamente temono. Tuttavia, filosoficamente svezzato ai tempi ormai lontani dell'adolescenza da un irreprensibile maestro neoparmenideo, io sono cresciuto più che convinto che l'essere è e non può non essere, e che il pensiero, quando c'è il pensiero, è sempre o quasi il pensiero dell'essere. Ma aggiungerò, mi ha sempre anche inseguito la voce uscita dal cespuglio di spine, che di sé fece presenza al popolo dei senza terra, ai prigionieri nell'Egitto del divenire. Mi preparo dunque ad ascoltare con la più grande attenzione chi fra poco ci parlerà dell'essere, del tempo e di quegli sradicati che ci passano attraverso. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie di cuore al professor e amico Maurizio Rari anche per questa argutissima presentazione, niente affatto formale, ma quanto mai sentita e personale. Grazie di cuore. Se siamo qui oggi è perché da un paio d'anni, da un anno e mezzo, sono state pubblicate alcuni volumi delle opere complete del filosofo, di cui c'è un disegno alle mie spalle, Martin Heidegger. Nel 2014 sono usciti tre volumi delle opere complete di Martin Heidegger, i volumi 94, 95, 96, chiamati colloquialmente Quaderni Neri, nome quanto mai infelice secondo me, ma che vuole indicare unicamente la copertina con cui questi quaderni erano realizzati, una copertina nera, come era appunto nei quaderni che vi erano negli anni 30, negli anni 40, ma come anche molto più contemporaneamente sono le attuali Moleskine, ecco, dei quaderni neri. In questi quaderni neri, usciti
appunto nel 2014 e che coprono un periodo, quelli pubblicati degli anni 30 del secolo scorso, hanno suscitato una vivace polemica. Vivace polemica perché da alcuni autori, da alcuni studiosi, si è voluto trovare in questi quaderni neri qualcosa che di nero non fosse solo della copertina, ma anche della materia. Cioè in questi quaderni neri si sono ritrovate, secondo alcuni, delle proposizioni antisemite. Ecco, questo è un tema pertanto estremamente delicato e estremamente importante, perché sappiamo benissimo che l'accusa di antisemitismo è adeguata rispetto e proporzionale alla gravità che il fenomeno antisemitismo designa, che la parola antisemitismo designa. E nella nostra cultura contemporanea forse c'è solo un'altra espressione altrettanto giustamente ingiuriosa, scandalosa, quella per esempio di pedofilo. Ecco, accusare qualcuno di essere antisemita è, non a torto, un po' come accusarlo di pedofilia. Capite quindi che se uno dei più grandi filosofi del XX secolo, più grande non tanto e solo da un punto di vista di giudizio che ciascuno di noi può esprimere, ma dal punto di vista proprio della storia degli effetti, proprio della Wirkungsgeschichte, della storia degli effetti del suo pensiero, ed è difficile trovare un autore più influente di Martin Heidegger, sia rispetto alle persone, suoi allievi, allievi diretti, allievi indiretti, sia anche persone da lui molto distanti, che però hanno costruito la loro opera spesso come un controcanto rispetto al pensiero di Heidegger. Basti pensare ad autori quasi contemporaneo, Adorno, che ha costruito quasi l'intera opera, pensiamo a Dialettica negativa, quasi come un controcanto alla teoria di Heidegger, oppure un autore scomparso da poco come Derrida. Per tacere di tutti gli allievi diretti, è difficile trovare un autore del XX secolo così influente come Heidegger. Bene, se un autore di questo tipo viene tacciato di antisemitismo, questo indubbiamente è un tema che non riguarda solamente la cronaca, ma impone una riflessione e una verifica. Impone una riflessione e una verifica quanto hanno fatto in questo libro Friedrich Wilhelm von Hermann e il professor Alfieri, cioè insieme tra l'altro a altre persone come per esempio il professor Messinese o la dottoressa Gualdana, si sono realmente posti la domanda: ma è proprio così? Martin Heidegger era un antisemita? Ecco, credo che questa questione sia una questione anche interessante più in generale sullo statuto del filosofo, perché indubbiamente porsi questa domanda relativamente a chi fa di professione il lavoro del filosofo è una domanda più interessante rispetto a che se la si ponga per un fisico, uno scienziato, perché dire che per esempio un chimico, un biologo, un medico sia stato antisemita o sia antisemita ha sicuramente un elemento di gravità, però attiene a un ambito ultimamente di carattere privato, mentre attribuire a un filosofo la qualità di antisemita pone in gioco in qualche modo la sua stessa filosofia, anche perché credo che si approfondi in noi la convinzione che la filosofia abbia a che fare col vivere bene, e in questo senso attribuire a un filosofo la qualità di antisemita pone in discussione la sua intera filosofia. La seconda questione che solleva questa grande, in qualche modo, dibattito, questa grande vicenda, grande da un punto di vista, se non altro, della cronaca, è il fatto attina al linguaggio della filosofia. Cioè, molto, molto probabilmente, come von Hermann e Alfieri mostrano, questo libro
si è reso necessario perché il testo filosofico è un testo che ha una sua complessità e quindi frasi che apparentemente in un linguaggio comune potrebbero prestarsi a letture superficiali ma in qualche modo sensate, se inserite invece nel linguaggio della filosofia, assumono connotazioni interamente diverse. Anticipo subito qual è la tesi molto importante di questo libro di von Hermann Alfieri. Martin Heidegger non era stato mai in alcun momento antisemita, quindi la vicenda di Martin Heidegger è una vicenda che non tocca in alcun modo né in termini privati né in termini pubblici l'antisemitismo, ed è molto importante che a dire questo sia il professor Friedrich Wilhelm von Hermann, che è stato per 4 anni l'assistente personale di Martin Heidegger. Di più, quanti? Ufficiali, ecco, ufficiali 4 anni, di più ovviamente in termini di frequentazione. E vengo appunto al professor von Hermann, che è veramente un onore per l'Università di Pavia avere qua, perché oltre a essere stato l'assistente di quello che, ripeto, è molto probabilmente uno dei più grandi filosofi del XX secolo, il professor von Hermann è stato anche assistente di un altro grande filosofo, vale dire Finck, F-I-N-K, Eugen Finck, Finck, è stato assistente anche di Finck e ha una vita appunto dedicata alla filosofia. Ricordo solamente 4 opere che potete trovare in biblioteca perché sono tradotte in italiano. Una appena uscita dedicata ad Agostino. Agostino è la domanda fenomenologica sul tempo. Poi un libro, La metafisica nel pensiero di Heidegger. Un altro che si intitola Sentiero e metodo sulla fenomenologia ermeneutica del pensiero nella storia dell'essere, e un altro sempre disponibile in italiano, Il concetto di fenomenologia in Heidegger e Husserl. Quindi in von Hermann abbiamo sia un filosofo ovviamente di grandissimo spessore, sia abbiamo un testimone diretto della vita e delle opere di Martin Heidegger. E quindi quanto lui ha detto in questo libro, ma quanto messo anche a disposizione. Questo libro si segnala anche per la messa enorme di documenti contenuti. Ad esempio, vi sono contenute molte lettere scritte da un altro grande filosofo europeo, Hans Georg Gadamer. Quindi vi sono delle lettere di Gadamer, vi sono moltissimi documenti inediti che evidenziano in maniera molto forte che quanti ritengono che Martin Heidegger sia stato antisemita, bene, compiono sicuramente, almeno se sono in buona fede, compiono un grande errore ermeneutico, un grande errore di interpretazione, che però è del senso anche di questo incontro, può avere degli effetti molto negativi sulla filosofia e sulla riflessione critica. Perché una volta che si affermi che uno dei più grandi filosofi del XX secolo sia stato antisemita, bene, si scredita come tale in buona parte anche il discorso della filosofia e quindi quell'ambito di riflessione critica che è assolutamente fondamentale al nostro vivere insieme. Ecco che allora è importante, al di là della cronaca, questo libro per riaffermare che un grande filosofo come Martin Heidegger non è stato mai in alcun momento della sua vita, e non vi è alcuna traccia, un antisemita. Bene, però per approfondire queste cose un po' meglio abbiamo appunto il piacere e l'onore di avere con noi il professor von Hermann. Il professor von Hermann terrà il suo discorso breve in tedesco, perché oltretutto lo registriamo e abbiamo modo di diffonderlo in un po' ovunque, ma tutti voi avete il testo in italiano. Chi eventualmente non avesse il testo in italiano, il professor von Hermann, può andare in fondo alla sala e averne copia. Grazie professore di essere qui. Die Erklärung soll ich jetzt sprechen. Erste, die ist dies, ja. Ich verstehe.
Sehr verehrter Herr Professor Azzoli, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, liebe Studierende. Moment, sta leggendo la dichiarazione, che è il testo più breve dei tre. Ich danke Ihnen für Ihre ehrenvolle Einladung in Ihre ehrwürdige Universität zu Pavia zu unserer Vorstellung des von Herrn Professor Alfieri und mir herausgegebenen Buches zu Martin Heidegger und dessen in seiner Gesamtausgabe erschienenen schwarzen Heften oder Notizbüchern oder Arbeitsheften, wie er sie auch genannt hat. Zu Beginn meiner Vorstellung möchte ich von diesem herausragenden Ort aus eine kurze Erklärung abgeben. Was Antisemitismus und Nationalsozialismus in Praxis besagen, weiß ich aus eigener Lebenserfahrung. Habe ich doch in meiner Kindheit und Jugend erfahren und gewusst, ich entstamme einem lutherischen, regimekritischen Pfarrhaus in Potsdam bei Berlin. Die sonntäglichen Predigten meines Vaters wurden von der Gestapo ständig abgehört. In der anschließenden sozialistischen Diktatur der DDR wiederholte sich diese staatliche Überwachung durch den Staatssicherheitsdienst, also kurz gesagt durch die Stasi. Seit 60 Jahren befasse ich mich mit dem Schrifttum Martin Heideggers, das mir in seiner Gänze vollkommen vertraut ist. Wäre ich während meiner wissenschaftlichen Zuwendung zum Gedankenwerk Martin Heideggers auf irgendwelche rassistischen, antisemitischen und nationalsozialistischen Spuren und Elemente als Bestandteile der inneren Systematik des Denkens Martin Heideggers gestoßen, dann hätte ich niemals mein akademisches Leben der wissenschaftlichen Interpretation und Kommentierung der Schriften dieses Denkers gewidmet. Meine Vorstellung, mein... Adesso il professor von Hermann legge il testo o parte del testo che si intitola Il significato del titolo del libro. Meinen Anteil dieser Vorstellung überschreibe ich die Bedeutung des Titels unseres Buches. Im Titel des hier und heute vorzustellenden Buches Martin Heidegger, die Wahrheit über die schwarzen Hefte. In diesem Titel meint das Wort Wahrheit nicht nur etwa Richtigkeit einer Aussage, sondern Wahrheit soll hier so viel wie Unverdecktheit, Unverstelltheit bedeuten. Das Buch ist geschrieben, um der Manuskriptengruppe der schwarzen Wachstuchhefte oder Notizbücher oder Arbeitshefte, wie Martin Heidegger sie auch genannt hat, zur Wahrheit und zu ihrer Unverdecktheit und Unverstelltheit verhelfen. Damit ist aber auch schon gesagt, dass die schwarzen Hefte seit Beginn ihrer Veröffentlichung in der Gesamtausgabe, ja sogar schon vor ihrem Erscheinen, weitestgehend verdeckt und verstellt in die Öffentlichkeit gelangt sind. Schon im Vorfeld ihrer Veröffentlichung wurden sie von ihrem Herausgeber und im Anschluss daran von den Medien, insbesondere von der Presse, national und international als Zeugnisse des Antisemitismus Martin Heideggers verschrien. Noch bevor die ersten Bände der schwarzen Hefte überhaupt eingesehen und gelesen werden konnte, setzte sich die öffentliche Meinung bis zur scheinbaren Gewissheit fest, dass die schwarzen Hefte im Ganzen nichts anderes als antisemitische Äußerungen zum Inhalt hätten.
Von vornherein also legte sich eine verdeckende und darin verstellende Bedeutungsschicht über den noch nicht gelesenen Inhalt dieser Hefte. Die Vorgehensweise derer, die diese verdeckende und verstellende Deutung in Gang gesetzt haben, ließ doch sogleich erkennen, dass hier eine geplante Instrumentalisierung dieser Manuskriptengruppe zur Verfolgung von subjektiv individuellen Zwecken inszeniert wird. Statt einer sichtenden Analyse des mannigfachen Inhalts der schwarzen Hefte und einer Einordnung dieser in das Gesamt der vom Autor hinterlassenen Manuskripte, stattdessen wurde der Inhalt dieser 34 Hefte bewusst und vehement und, wie sich der Herausgeber mir gegenüber äußerte, offensiv, mit einem einzigen, aber höchst wirkungsvollen pejorativen Stichwort belegt, um in der nationalen und internationalen Öffentlichkeit ein Aufhorchen und Aufsehen zu provozieren. Mit einem Paukenschlag wurden Martin Heideggers philosophische Notizbücher skandalisiert. Die Haupturheber dieser öffentlichen Kampagne waren und sind bis auf den heutigen Tag der deutsche Herausgeber und eine Italienerin, die sich durch Konversion zum Judentum bekennt. Die nur 14 oder 15 auf die Juden oder das Weltjudentum sich beziehenden Textstellen in den Bänden 95, 96 und 97 der Gesamtausgabe ergeben gerade 3 DIN A4 Seiten und stehen den insgesamt 1245 Seiten dieser Bände gegenüber. Alle Wortbegriffe, in denen von den Juden und dem Weltjudentum bei Heidegger gesprochen wird, stammen aus der Begrifflichkeit, in der Martin Heidegger die neueste Neuzeit, wie er sagt, das heißt die Moderne, charakterisiert. Damit wird deutlich, dass die Charakterisierung des zur Moderne gehörenden Finanz- und Wirtschaftsjudentums nicht etwa judenspezifisch sein soll, sondern eine Charakterisierung ist, die alle Menschen und Völker, die aus dem Geist der Moderne leben, betrifft. Die Art und Weise, wie in den wenigen und von Hermann Heidegger zu Recht als randständig, also marginal bezeichneten Textpassagen von den Juden des Weltjudentums gesprochen wird, gehört in Heideggers allgemeine seinsgeschichtliche Analyse der Moderne. Deshalb geht die Einstufung jener sich auf die Juden beziehenden Sätze als Antisemitismus und gar als seinsgeschichtlicher Antisemitismus völlig fehl. Die Rede vom seinsgeschichtlichen Antisemitismus soll zugleich beinhalten, dass das seinsgeschichtliche Denken als solches und von seiner Wurzel her antisemitisch sei. Mit dieser bodenlosen Behauptung wird ein Irrsinn in die Welt gesetzt, der seinesgleichen sucht. Dieser Irr und Wahnsinn potenziert sich noch einmal, wenn der seinsgeschichtliche Antisemitismus in dem herausgestellten Sinne von studierten Philosophen ausgesprochen und als ein neues Forschungsfeld für die Philosophie in Anspruch genommen wird. Als dieser irrsinnigen Behauptung von mir entgegnet wurde, dass die judenbezogenen Textstellen keinen systematischen Baustein, keinen systematischen Gedankenzug im Gefüge des seinsgeschichtlichen Denkens bilden, konterte der Herausgeber, der deutsche Herausgeber, mit der sich überschlagenden Behauptung, das seinsgeschichtliche Denken Heideggers sei systematisch antisemitisch. An einer Universität der Vereinigten Staaten in Atlanta, also von Amerika in Atlanta, brachte
der Herausgeber hierfür das Begriffspaar des Exoterischen und Esoterischen ins Spiel und ließ sich zu der Behauptung hinreißen, man müsse nur unter die exoterische Gedankenschicht der Texte Heideggers schauen, um unter dieser die esoterische Schicht zu erblicken, die nur aus Antisemitismus bestehe. Doch leider hat nicht ein einziger der dort als Hörer versammelten amerikanischen Professoren den Redner aufgefordert, das eine oder andere Beispiel aus einem seinsgeschichtlichen Text für den esoterischen Antisemitismus zu benennen. Das Spezifische seiner stereotyp wiederholten Behauptungen, nämlich von Peter Trafny, besteht eben darin, dass er die Beweise durch Hinweise auf Textstellen schuldig bleibt. Jene, wie ich sie nenne, judenbezüglichen Sätze aus den genannten drei Bänden stellen weder so etwas wie einen seinsgeschichtlichen Antisemitismus noch überhaupt einen Antisemitismus dar. Der kritische Ton dieser Textaussagen, dieser Textpassagen, der kritische Ton stammt aus der seinsgeschichtlichen Kritik an der Moderne. Das seinsgeschichtliche oder ereignisgeschichtliche Denken Martin Heideggers hat nichts mit einem politischen, ideologischen Denken zu tun, sondern ist seiner gedanklichen Herkunft nach ein phänomenologisch spekulatives Denken. Wer hier anderes behauptet, der verrät sich selbst, dass er denkerisch nicht in der Lage ist, das seinsgeschichtliche Denken in seiner Herkunft aus einem Wandel des hermeneutisch-phänomenologischen Denkens der Fundamentalontologie von Sein und Zeit denkend aufzuzeigen und nachzuvollziehen. Ein ähnlicher Vorwurf wie der seinsgeschichtliche Antisemitismus ist der aus Italien stammende metaphysische Antisemitismus, der nun sogar der ganzen deutschen Philosophie von Kant bis Nietzsche vorgehalten wird. Hier beruft man sich auf gelegentliche antijudaistische Äußerungen, die sich hier und dort allerdings nicht in den großen systematischen Hauptwerken der Denker finden. Von derartigen, um mit Hegel zu sprechen, bei herspielenden Äußerungen her, die ein konfessionelles Motiv haben, die deutsche Philosophie von Kant, Fichte, Schelling und Hegel als metaphysisch-antisemitisch zu verunglimpfen, ist selbst kein philosophisches, sondern nur ein ideologisches Urteil, das weit entfernt ist von einem Wesensverständnis dessen, was echte, rationale und spekulative Philosophie ist. Jedenfalls ist eine solche Philosophie keine Weltanschauungsphilosophie, sondern ein in sich geschlossenes Gedankengefüge, das wesensmäßig nicht so etwas wie einen irgendwie ausgerichteten Antisemitismus in sich aufzunehmen vermag. Das trifft auch für das hermeneutisch-phänomenologische seinsgeschichtliche Denken zu, dass kein Konglomerat, kein Gemisch von beliebigen Gedanken ist und sein kann. Martin Heideggers Denken ist von seinen frühesten Anfängen des Jahres 1916 her so fern von einem biologistisch-rassistischen Denken wie nur möglich. Sein denkerisches Forschungsfeld bleibt durch alle Jahrzehnte hindurch dasselbe. Das lebendige Leben, das er als das faktische Leben, als das faktische Dasein, und zwar in seinem transzendierenden Bezug zur Erschlossenheit qua Wahrheit des Seins und als Dasein in seinem ereigneten Bezug zu der sich ihm ereignenden Wahrheit des Seins zur Auslegung bringt. In den 30er und 40er Jahren übt Martin Heidegger
aus seinem von der Daseinsanalytik in Sein und Zeit herkünftigen seinsgeschichtlichen Denken heftige Kritik am Nationalsozialismus, wie uns die schwarzen Hefte zeigen, am Nationalsozialismus die Kritik, den Nationalsozialismus, den er ein barbarisches Prinzip nennt, und an Adolf Hitler und seinem Wahnsinn. Im Band 97 nennt er das unverantwortliche Unwesen, mit dem Hitler in Europa umhertobte. Dort spricht er ferner vom verbrecherischen Wahnsinn Hitlers und hebt hervor, dass um 1933 manche Intellektuelle nicht sogleich das verbrecherische Wesen Hitlers erkannte. Und was die Juden anbetrifft, so schreibt Martin Heidegger in einem Brief vom 9. Februar 1928 an seine Frau Elfriede Heidegger, Zitat, freilich, die Besten sind die Juden. Zitat Ende. Diesen Satz bezieht Heidegger auf seine damaligen zahlreichen Schüler, jüdischen Schüler an der Universität von Marburg. Doch keine dieser zahlreichen Textstellen schärfster und beißender Kritik am Nationalsozialismus durch Martin Heidegger und dem, was zu ihm gehört, wird von den Wortführern der Antisemitismus-Anklage und den Autoren der Bücher über Martin Heidegger und die Juden erwähnt. Alle diese Textstellen werden bewusst ausgelassen und verschwiegen, um Willen der in Gang gesetzten Instrumentalisierung der schwarzen Hefte. Die bewusst und gezielt ausgelöste Heidegger-Debatte im Ausgang von den schwarzen Heften nahm daher und nimmt bis zum heutigen Tag den Verlauf würdeloser Angriffe und schamloser Bezichtigungen. Und zwar nicht etwa nur in den Medien, sondern gerade auch von Studierten, von akademisch ausgebildeten Universitätsprofessoren, die mit ihrem Treiben jeden Anflug von akademischem Anstand und akademischem Ethos vermissen lassen. Martin Heidegger war und ist und wird auch in Zukunft ein großer Denker bleiben, mit dem man sich nur philosophisch, nicht aber politisch-ideologisch auseinandersetzen kann. So wie man sich auch mit den älteren Denkern rein sachlich und wissenschaftlich auseinandersetzt. Ich danke Ihnen. Grazie al professor von Hermann. Grazie però anche a chi ha tradotto questo testo, la signora Veronica von Hermann, grazie di cuore. Il libro è un libro scritto dal professor von Hermann, ma anche dal professor Francesco Alfieri, che è un giovane studioso. Come sapete, gli studiosi sono quella categoria di persone che sono giovani fino ad età avanzatissima, ma forse nel suo caso è giovane anche dal punto di vista così biologico e biografico. È professore di fenomenologia della religione nella Pontificia Università Lateranense, è segretario di redazione di Aquinas, è nell'editorial board di Analecta Husserliana, è direttore scientifico dell'edizione critica dell'Opera Omnia di Hedwig Conrad Martius e è studioso, oltre che collegato anche editorialmente, al pensiero di una fenomenologa polacca poi emigrata negli Stati Uniti, cioè Anna Teresa Timiniecka. È autore di molti libri dedicati oltretutto a una persona molto vicina a Martin Heidegger, che è stata recentemente anche beatificata, Edith Stein.
ebrea, così come ebrei erano moltissimi allievi di Martin Heidegger, e quindi chiedo pertanto al professor Alfieri, di cui conservo e dopo la mostrerò, una borsa delle sue pubblicazioni. È venuto con una borsa enorme di pubblicazioni, ecco, dopo, per dire quante opere ha scritto, ma quest'opera, veramente, di questo gli siamo veramente grati, siamo grati a lui e al professor von Hermann. Prego, professor Alfieri. Io chiedo alla signora Veronica se può venire, così mentre parlo lei può tradurre al professore. Professor Alfieri si prepara, adesso stiamo distribuendo un testo che non è del professor Alfieri, ma è di un relatore che non è potuto venire, quindi riceverete un testo, ma non è quello che va di fra poco dicendo il professor Alfieri. Allora, io avevo preparato un testo scritto, ma preferisco andare a braccio, perciò non leggerò. Anzitutto io sento il dovere di ringraziare il professor von Hermann per questo lavoro, soprattutto l'anima di questo libro che ci ha tenuti insieme, che ci ha aiutati in tante cose, è la signora Veronica von Hermann. Un po' le donne giocano un ruolo particolare con Heidegger, intendo dire la signora Elfriede, che era anche la regista della vita di Heidegger, e anche una grande donna che è la signora Veronica von Hermann. Intendo ringraziare anche il professor Messinese e la dottoressa Gualdana. Non è stato un lavoro facile, abbiamo dovuto confrontarci su tutto e questo molte volte ha richiesto anche un lavoro stretto, fatto anche di tanto stress tante volte, ma dovevamo dare un risultato. Credo che è un libro, è un dovere morale ed etico la pubblicazione di questo libro, ed ecco perché richiedeva il duro lavoro di tutti. Grazie di cuore. Poi sento di ringraziare anche il dottor Giovanni Menestrina. Chi meglio di lui è colui che ha impaginato il libro, un libro dove abbiamo messo mani fino alla fine. Non so, credevamo forse che non usciva più questo volume, perché dovevamo sempre rivedere, lui doveva continuamente ritornare ad impaginare, ed è la verità, è un libro anche suo, dottor Menestrina. Se siamo qui è grazie a lei, è un grazie di vero cuore, dove non si contano le ore, abbiamo lavorato la notte, il giorno, non si capiva più il giorno dalla notte, ma abbiamo lavorato per dare, credo, un risultato che ora vi dirò in questo volume. Grazie alla Morcelliana, grazie al professor Azzoni che ci ha ospitati. Avevamo bisogno di un clima familiare, serio, ma soprattutto responsabile. E di questo le sono molto grato a tutti voi, ad ognuno di voi che siete qui oggi. Sarebbe riduttivo poter parlare oggi dei fraintendimenti sull'antisemitismo, molto riduttivo perché è un problema inesistente, e poi vi spiego come si è generato e dobbiamo fare un po' di nomi anche. Che cosa abbiamo fatto con il professor von Hermann? Abbiamo preso i quaderni neri, questa raccolta di questi volumi. Mentre lavoravamo al volume, usciva il volume 97esimo, che è un volume stranamente quasi mai citato da nessuno, che è quello poi rivelativo su Heidegger. Abbiamo analizzato questi testi e ci siamo resi conto che uno dei fraintendimenti più gravi
di questi quaderni neri è proprio la loro costituzione, il loro essere in una struttura molto frammentaria e soprattutto per il fatto che il linguaggio heideggeriano, per chi lo legge, assume nel lettore un senso di vertigine, la vertigine dello scrivere di Heidegger, un linguaggio così particolare che ci faceva cadere nelle trappole. Io non potrò mai dimenticare, si potrebbe scrivere un altro libro, ecco perché memorizzavo sempre le mail con il professor von Erman, come il professor von Erman a me che studiavo mi diceva: attento perché stai cadendo in una trappola. Perché? Perché Heidegger scrive sapendo che può leggerlo solo chi entra nel movimento del suo pensiero. È molto astuto, astuto nel senso che il movimento del suo pensiero si incastona, cioè si blocca momentaneamente nel libro, ma è un qualcosa di molto più grande, così diceva oggi anche il professor Marini, che ringrazio per tante riflessioni. Il pensiero di Heidegger, dunque, è un pensiero stratificato. E ci siamo resi conto che molti termini e molti riferimenti, se presi letteralmente, ci portano in un sentiero senza uscita. Era questo il problema di Heidegger. Certo, appena abbiamo iniziato il volume 94, 95, 96, 97, per come voi lo ritrovate nel volume, in questo volume di tutti questi volumi della Gesamtausgabe, abbiamo cercato di dividere i testi per unità tematica. Abbiamo preso prima il nazionalsocialismo e poi abbiamo diviso i testi in base ai termini chiave di terra, di sradicamento, soprattutto tutti i termini riferiti all'ebraismo. Perciò tutti i passi, anche quelli che molti definiscono incriminati, sono tutti presenti. Questo dobbiamo già dirlo per esattezza. Non ci sono omissioni. Abbiamo controllato bene che tutti i passi venissero analizzati. E poi ci siamo resi conto che attraverso l'analisi di alcuni termini Heidegger li utilizza in una maniera molto particolare. Io non dimentico mai l'espressione: il nazionalsocialismo, presente nel volume 94, è un principio barbarico, questa è la sua essenza e anche la sua grandezza. E utilizza il termine grosse, grandezza. Il termine grandezza non può essere inteso in senso letterale. Perché? Perché noi abbiamo preso il termine, abbiamo visto come Heidegger lo analizza all'interno di questa raccolta di manoscritti e ci siamo resi conto che non è un termine da interpretare in senso letterale, ma che ne indica proprio il suo contrario. Ovviamente, la cosa difficile non era soltanto avere i quaderni neri e cercare di capire la stratificazione terminologica di tutto questo grande complesso. Credetemi, c'era da perdersi. Ma il problema più grande era cercare di capire soprattutto il riferimento, dove necessario, alle opere di Heidegger. Un'opera imprescindibile sono i Beiträge, i contributi alla filosofia sull'evento, tradotto da Volpi, se non erro, nel 2007 per la Delphi. Perché? Perché questi quaderni, come dice il professor von Erman, sono delle annotazioni, no? E in tutto questo lasso di tempo Heidegger andava a comporre i suoi trattati. Sfatiamo anche un mito, il fatto che questi non dovessero essere pubblicati, il fatto che erano nascosti, ma guardate che lo stesso Heidegger nelle sue opere fa riferimento alle Überlegungen, alle riflessioni, tranquillamente. Certo, Heidegger sapeva molto bene
Sapete che ci sono certi lettori che si chiamano invadenti, non so se avete mai fatto esperienza di queste persone. Le persone invadenti cercano di trovare nel piccolo la comprensione del totale. E capiva molto bene che se i suoi lettori avessero letto gli Schwarze Hefte, non si sarebbero poi, tutto sommato, non avevano dato la stessa importanza alle opere. Come diceva il professor von Hermann, questo libro è un libro imbarazzante, perché abbiamo perso un anno e mezzo sui quaderni neri, quando questo anno e mezzo potevamo spenderlo in maniera diversa sui suoi trattati. Ma è stato necessario farlo e questo è stato importante. Insieme abbiamo imparato anche tante altre cose. Ma per dirvi che nel testo voi non troverete interpretazioni. E di questo ne sono convinto. Chi combatterà, ci saranno, questo testo, non combatterà noi, che fondamentalmente siamo nessuno, almeno io meno del professor von Hermann, ma combatterà lo stesso Heidegger, perché è Heidegger stesso che si farà strada. Non è un caso che il volume 97esimo, dove Heidegger ritorna sul suo errore nel 1933, lo spiega benissimo. Il suo non è stato né un errore politico o riferito a qualcosa di ideologico. Tant'è che lo spiega che in quei mesi in cui lui era rettore, lo troverete anche sulla costa finale del testo, questa espressione, questa frase, come rettore, era necessario dunque prendere anche la tessera del partito, ma spiega come quando lui è stato rettore non aveva mai appeso un quadro del Führer nel suo dipartimento, aveva impedito allo stesso tempo anche la distruzione dei libri e l'incendio, il rogo dei libri degli ebrei, non era stato mai comprato, cito ora a memoria, non era stato mai comprato un libro nazionalsocialista, non aveva mai impedito ad Husserl di partecipare alla sua biblioteca. Ma attenzione, questa è la frase magica di Heidegger, che vi ripeto e che prendiamo come nostra. Non dico questo per difendermi, lo dico sempre come semplice constatazione. Heidegger non sente di doversi difendere da nulla. Noi non abbiamo scritto un libro per difendere Heidegger. Lui dice: dico questo perché già si inscena una distorsione della storia. Perciò nulla di nuovo che questi signori abbiano frainteso Heidegger, perché la distorsione di Heidegger era già, Heidegger aveva fatto già esperienza nella sua vita. Attenzione anche ad un'altra cosa, che è stato questo, poi ve lo dico e concludo, il passo sorprendente che, su cui vorrei spendere due parole. E lo Selbstvernichtung, l'autoannientamento. Il professor von Hermann mi chiama e mi dice: dobbiamo analizzare bene questo termine. Autoannientamento. E voi immaginate che non era facile scrivere e capire che cosa significava questo termine e mettere a tacere tutto quello che usciva sulla stampa. Gli ebrei si sono autoannientati, eccetera, eccetera. Benissimo, allora abbiamo preso questo termine che non compare solo nel volume 97esimo, ma inizia già nel volume 96esimo. Abbiamo visto il contesto è l'uomo moderno, il contesto è l'Occidente cristiano, dove qui c'è la famosa frase sull'ebraismo, sul giornalismo e sul pensiero. Vi dico la verità, sono cinque, ma non ricordo il quinto, ma va bene, lo troverete nel libro, non mi viene, non lo posso inventare, non me lo sto ricordando. Andando a vedere il termine autoannientamento, per Heidegger abbiamo capito, ed era qui la nostra sorpresa, che non ci convinceva una cosa, i verbi. Dice: tutto ciò che porta all'autoannientamento spinge, produce nuove forme, ma com'è possibile che i verbi che venivano utilizzati era come se ricreassero una nuova situazione? Certo, perché l'autoannientamento in Heidegger è il conservamento, la conservazione, è il mantenimento
dell'ente nella sua enticità, dove ogni minima necessità di potersi legare all'essere è proprio venuta meno. Tant'è, ecco che dice che con l'autoannientamento si producono nuove forme. L'autoannientamento non è un autoannientamento a livello fisico. E vi dico di più quello che oggi ho detto e dicevamo in una riunione con il giornalista Sacchi. Se qualcuno ci chiede se ci sono passi incriminati nei quaderni neri, io onestamente devo dire che neanche sono quei 14 o 15. Perché? Perché il riferimento ad Heidegger, soprattutto allo Judentum o a tutto ciò che si riferisce all'ebraismo, non è mai inteso come un semplice riferimento al concetto di popolo. Guardate, che cosa è successo? È successo, così diciamo qualche nome anche, no? Che la stessa Donatella, perdonatemi, la Ia di Cicco, non ricordo il nome, la Ia di Cicco, quando ha tradotto Antonella, Alessandra, non ricordo i nomi, ma ricordo quello che hanno scritto però, seguiamo quello che hanno scritto. La Ia di Cicco ad un certo momento, quando traduce il termine Judentum, che cosa dice? Dice sì, tutti gli altri termini, Russentum si traduce con carattere russo, ma per Judentum, lei mette nell'avvertenza la traduzione, fa qui la sua scabrosa comparsa, non lo traduciamo con carattere ebraico ma con ebraismo. Ho detto, ma guarda questa. Che cosa ha fatto la Ia di Cicco? Ha tradotto facendo proprio quello che era un pregiudizio dei fraintendimenti, lo troverete nel libro e anche altri, che stavano generandosi in questo periodo. Ecco perché, con un discorso avuto con von Herrmann, ho detto scusate, ma i traduttori di Heidegger, secondo quelle che erano le stesse volontà di Heidegger, traduttori e curatori, e di questo spiegherò il caso Volpi, si devono astenere da ogni giudizio, pregiudizio, interpretazione, questo lo si può fare in qualsiasi altro libro, ma non nelle traduzioni delle opere di Heidegger. E ovviamente in tutta questa confusione la Ia di Cicco, in maniera inosservata e spensierata, e l'ho giustificato questo passo, che cosa ha fatto? Ha riprodotto questi stessi fraintendimenti, mettendo già il termine scabrosa comparsa. Non è assolutamente una scabrosa comparsa, tant'è che cosa fa la Ia di Cicco? Isola il termine Judentum, lo pone al di sopra di tutti ed è come se Heidegger, sotto certi aspetti in tutti i suoi pensieri, combattesse l'ebraismo. Ma è una cosa così ridicola. E ho spiegato anche, in riferimento a Roberta De Monticelli, che ha spiegato che lei già ha consegnato Heidegger alla storia e che comunque non è un autore su cui tanto bisogna discuterne, che le censure che furono fatte a Franco Volpi e i contributi alla filosofia hanno un motivo molto preciso. Perché Franco Volpi, quando lui fa l'avvertenza alla traduzione, che cosa mette? Voi immaginate, scusate se lo dico come se parlo se stessimo da soli, voi immaginate che la famiglia Heidegger si vede arrivare questo testo, dove compare che Heidegger vi era un presunto suicidio, compare che durante il presunto suicidio avesse una corrispondenza con la Blockmann, di cui sappiamo oggi, all'epoca Volpi non lo sapeva, che era l'amante di Heidegger. Poi ad un certo momento compare tutto l'epistolario con la Hannah Arendt. Tutte queste cose sono state tolte, non censurate, sono state tolte perché queste non servono per l'interpretazione e i contributi alla filosofia. Allora, per dirvi che cosa? Che in questo libro voi che cosa troverete? Troverete un Heidegger che si fa strada. Certo, io chiudo facendo e ponendo una domanda. È possibile che chi ha operato una serie di fraintendimenti possa continuare in maniera indisturbata, e mi riferisco a Travni, ad essere un curatore delle opere di Heidegger? Per me è impossibile. Sapete perché? Perché questi fraintendimenti nascono da una interpretazione letterale dei testi e soprattutto da logiche politiche ed economiche che non hanno nulla a che fare con la cultura.
Grazie. Grazie. Il professor Alfieri si riferiva alla traduzione italiana di due dei volumi che riguardano i Taccuini, i Quaderni neri di Heidegger, e in modo particolare si riferiva a quello secondo uscito più recentemente, in cui la traduttrice appunto traduce tutti i neutri astratti, Sváventum, Cinesentum, eccetera, con carattere russo, carattere slavo, carattere cinese, e poi dice che unica eccezione è stata fatta per Judentum, termine non certo di conio heideggeriano, che in questo secondo volume dei Quaderni fa la sua scabrosa comparsa e che è sempre stato reso con ebraismo. Allora si chiede perché l'unico traduzione diversa è per questo termine ebraismo. Ecco, questi sono i Quaderni neri che sono stati tradotti anche in italiano. È girato un foglio, un testo scritto. Questo testo scritto è del professor Leonardo Messinese, che è uno dei contributori di questo volume. Ecco, io leggerò con voi alcune frasi, solo le più importanti, a mio modesto avviso, di questo testo, per condividerlo nella discussione. Poi ovviamente ciascuno di noi lo può leggere nella sua interezza. La difficoltà di comprendere un'opera autenticamente filosofica, quando essa parla di contenuti che appartengono ad altri campi di pensiero e alla stessa vita quotidiana, sorge dal fatto che la distanza originaria tra l'intelletto comune e l'articolarsi della concettualità filosofica viene ad essere misconosciuta o dimenticata. Il nominare le cose con gli stessi termini, è un po' quello che diceva adesso, scusate il commento, quello che dice adesso il professor Alfieri, nominare le cose con gli stessi termini conduce a una sorta di cortocircuito in virtù del quale a chiunque può sembrare che si stia riferendo alle stesse cose delle quali si parla quando ci si muove all'interno della concettualità filosofica. Leggendo gli scritti nei quali alcuni autorevoli studiosi si sono soffermati sui Quaderni neri di Heidegger, tuttora in corso di pubblicazione, si ha l'impressione che sia all'opera un siffatto fraintendimento, il quale mostra di essere in agguato anche quando la comunicazione si svolge tra chi si occupa professionalmente di filosofia, come lo stesso Heidegger in qualche modo prevedeva. Voltiamo pagina e leggiamo le prime righe del secondo foglio. Il problema principale che è stato suscitato dalla pubblicazione dei Quaderni neri è stato quello di capire se l'antisemitismo che sembra trasparire da alcuni suoi passi sia qualcosa che abbia a che fare con il pensiero filosofico di Heidegger, se esso stia alla base di alcuni dei suoi concetti più rilevanti, se addirittura esso non debba condurre a dover eliminare gli scritti di Heidegger a tal punto contaminati dalla stessa storia della filosofia. Dico subito che a mio parere la risposta per questi tre quesiti deve essere negativa. Andiamo alle ultime quattro righe dello stesso foglio. Non risulta, insomma, che ci sia da parte di Heidegger l'attribuzione al popolo ebraico in quanto tale di un ruolo negativo nella storia dell'essere, ma c'è piuttosto una sua equiparazione ad altri popoli e ad altre formazioni politiche e culturali. I giudizi critici espressi da Heidegger nei confronti dell'ebraismo, al pari degli altri, hanno la loro chiave ermeneutica anzitutto nel pensiero della differenza ontologica e nella riflessione condotta sulla metafisica attorno ai quali si è venuto a costituire il pensiero ontostorico, ma senza che gli ebrei costituiscano un caso più grave degli altri di sradicamento dell'essere. Andiamo nell'ultimo paragrafo della stessa pagina. Un esempio particolarmente significativo riguarda uno dei passi dei Quaderni neri, quello di cui appunto parla adesso il professor Alfieri, quello del Selbstvernichtung, cioè dell'autoannientamento, dell'autonegazione.
Un esempio particolarmente significativo riguarda uno dei passi dei Quaderni Neri che più hanno suscitato scalpore quando fu anticipato sulle pagine di alcuni quotidiani, quello relativo all'autoannientamento, di cui è stato detto che, per Heidegger, sarebbe stato responsabile lo stesso popolo ebraico. Stando a ciò che si sostiene in quel passo, però, ad autoannientarsi non è il popolo ebraico, ma ciò che è essenzialmente ebraico, in senso metafisico, e cioè la struttura che, assumendo nomi diversi, tra i quali americanismo, bolscevismo, nazionalsocialismo, secondo Heidegger persegue il dominio planetario e che a tale dominio sottomette pure la lotta contro il popolo ebraico. Mi sia permesso un inciso, un piccolo commento: se c'è un popolo contro cui Heidegger si scaglia nei Quaderni Neri è proprio il popolo tedesco, perché è di gran lunga il popolo che è più destinatario di critiche molto malevoli, peraltro in una lunga tradizione a cui lo stesso Heidegger si conduce, pensiamo alle considerazioni sui tedeschi di Nietzsche o di altri. Bene, andiamo a leggere l'ultimo foglio, il paragrafo secondo. La mia tesi fondamentale in conclusione è che Heidegger abbia pensato anche la questione ebraica in relazione alla sua critica della metafisica e quindi all'unica questione fondamentale su cui egli ha meditato sino alla fine, tanto nel pensiero dei filosofi quanto nella vita degli uomini, che ne è dell'essere. Leggiamo le ultime righe. Quanto poi a un tema che in vario modo viene collegato con la questione ebraica, e cioè quello dell'essenza tedesca che Heidegger difenderebbe strenuamente e che vorrebbe vedere espandersi per la salvezza dell'Occidente, basti qui ricordare quanto egli ne scriveva nella lettera sull'umanismo, commentando Hölderlin: il carattere tedesco non è detto al mondo perché questo trovi la sua guarigione nell'essere tedesco, ma è detto ai tedeschi perché nel destino che li lega agli altri popoli entrino con loro nella storia del mondo. Ecco, queste sono alcune righe di questo testo denso, la cui versione molto più ampia è nel libro a cura appunto del professor von Herrmann e professor Alfieri. Come vedete, il professor Leonardo Messinese è un collega del professor Alfieri nella facoltà di filosofia della Pontificia Università Lateranense. Oltre al professor von Herrmann, oltre al professor Alfieri, oltre al professor Messinese, ha collaborato a questo volume anche una giornalista, Claudia Gualdana, e quindi ci spiegherà perché una giornalista ha collaborato a un'opera strettamente filosofica. Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, io a sentire tutte questi bellissimi discorsi su Heidegger mi sono un pochino commossa, devo dire, perché ho scritto per questo libro l'appendice, è un saggio che si intitola La strumentalizzazione mediatica in Italia dei Quaderni Neri, con alcune annotazioni di un dialogo inedito con Friedrich Wilhelm von Herrmann. Cosa è accaduto? Molto semplicemente, prima ancora che i Quaderni Neri uscissero in Italia, già si è cominciato a parlare dei Quaderni Neri sulla stampa italiana, in termini non proprio elogiativi, anzi direi in termini molto offensivi nei confronti dell'uomo Heidegger. E prima, quando il professor von Herrmann ha letto questa frase, i migliori dei miei allievi sono gli ebrei, mi sono sentita così, rimordere un po' la coscienza come giornalista, perché comunque faccio parte di questo clan di professionisti anch'io, perché a leggere la stampa italiana in un anno e mezzo Heidegger sembrava una specie di Goebbels, io non sto scherzando, si sono lette cose estremamente eccessive, anche perché un saggio come questo che ho scritto io in qualche modo non vorrei peccare di di modestia, doveva essere scritto perché la versione italiana dei Quaderni Neri porta il titolo di un libro che è stato scritto in Italia da una professoressa della Sapienza di Roma di filosofia teoretica e si intitola Heidegger e gli ebrei.
In questo Heidegger e gli ebrei, questi 15 passi, io l'ho letto il libro, è un testo divulgativo, non filosofico, ci tengo a sottolinearlo, perché insomma credo di essere poi di fronte a una platea per lo più composta da professori e da studenti di filosofia. E l'autrice si chiama Donatella di Cesare. Questa signora parla di antisemitismo metafisico e su questo concetto, che non spiega mai, in pratica condanna Heidegger, l'intero pensiero di Heidegger, ad esistere e ad una nuova rilettura basata sulle idee sue e di Peter Travni, secondo cui Heidegger, insomma, è uno strumento per capire l'annientamento degli ebrei, la Shoah e l'antisemitismo. In pratica è un libro che non rappresenta una grande novità, perché è una storia dell'antisemitismo in Germania, però se tu parli di antisemitismo in Nietzsche, correggetemi se sbaglio, puoi parlare anche di anticristianesimo, anzi a maggior ragione. Pertanto questo è un libro molto arbitrario che però incredibilmente ha trovato molto ricetto sulla stampa italiana e poi è stato anche pubblicato all'estero, sicuramente in Francia, se non erro anche in Germania, però di questo non sono certa. Allora, poi questo polverone si è calmato improvvisamente quando ho preso contatti, abbiamo preso contatti io e il professor Alfieri, e finalmente il professor von Herrmann ci ha fatto la cortesia di parlare e ha accettato di dichiarare alla stampa alcune verità, nella fattispecie alcuni articoli di Libero che sono usciti a mia firma. E io poi sono entrata, devo dire con molto orgoglio, in questo progetto e ne sono assolutamente felice, perché raramente ho visto una persona infangata come Martin Heidegger, raramente. E questa diatriba non è nuova, è una storia vecchia che dura circa dal 1987, parte con Victor Farias. Il canovaccio è sempre lo stesso, cambiano gli attori. Ogni tanto gli insulti si rinnovano in qualche modo. Qualcuno ci marcia, pubblica dei libri, guadagna cattedre universitarie, magari qualche prebenda, apre qualche circolo sulla pelle di un morto. Io credo che sia veramente una cosa atroce, ecco, per cui ritengo che questo libro fosse necessario nel nome della filosofia e anche per proteggere il nome di Martin Heidegger da delle strumentalizzazioni e da una deriva ideologica che offende soprattutto il giornalismo italiano. Io non vorrei dilungarmi troppo, perché chi ha parlato prima di me conta molto più di me e ha detto veramente, ha ridotto proprio il proprio intervento all'osso, ma io posso leggere soltanto alcune frasi. Qui si legge antisemitismo metafisico. L'antisemitismo ha un rilievo filosofico e si iscrive nella storia dell'essere. Non viene spiegato da nessuna parte. Poi escono addirittura dei professori universitari o quelli che si pretendono di essere dei filosofi, di cui non faccio il nome perché lo trovo anche un po' inelegante, insomma, fare i nomi. Io posso dire soltanto che da tutto questo stuolo di veri e propri insulti o soprattutto superficialità c'è purtroppo una tendenza nel giornalismo contemporaneo in Italia che si basa molto su una titolazione sensazionalistica per farsi leggere. Infatti le vendite dei quotidiani in Italia stanno cadendo in picchiata, a mio avviso sicuramente per il web, ma anche per le sciocchezze che si scrivono, perché se uno compra un giornale e trova delle notizie palesemente false, può anche poi venire a sapere che il giornalista lo ha preso in giro. Io personalmente nel mio piccolo ho sempre cercato di attenermi alle fonti, per cui mai cercare cose su internet, guardare sui libri, approfondire. Questo è fare buon giornalismo, o andare direttamente alle fonti, intervistare. Ma io non posso leggere, per esempio, che Martin Heidegger è stato allontanato dal partito nel 1934, come ho letto, se non erro, sul Garantista, non vorrei sbagliare, qui poi lo leggerete nel saggio.
Martin Heidegger non è assolutamente stato allontanato dal partito. Martin Heidegger si è tirato da parte, chiaramente, come poi si legge nel libro, non è che fosse tanto facile sotto Hitler fare delle manifestazioni di piazza o stracciare delle tessere di partito. Credo che allora la vita fosse molto dura, sia... Sto chiarendo che allora non si poteva fare manifestazioni, non c'era la libertà. Martin Heidegger ha vissuto sotto una dittatura, nessuno di noi può capire cosa potesse significare. Lui semplicemente si è ritirato nella sua baita e ha continuato la sua ricerca. Tante sono le sciocchezze, preferisco soffermarmi su chi ha saputo comportarsi, come per esempio il professore Emanuele Severino, il quale tra l'altro ha dovuto difendersi dalle accuse di essere la variante italiana di Heidegger e ha preso anche lui del nazista, il che ha veramente dell'incredibile. Per il resto posso solo dire che c'è stata una certa partigianeria, insomma la deriva ideologica in Italia sembra non avere assolutamente modo di fermarsi. Io chiudo il mio intervento con questo. In pratica i giornali di destra hanno difeso Heidegger e i giornali di sinistra l'hanno attaccato, tranne uno, il Fatto Quotidiano. Adesso qui vado a cercarlo. Il Fatto Quotidiano ha semplicemente chiamato un professore dell'École Normale Supérieure di Parigi, adesso non ricordo il nome, ecco. Ma mi è piaciuta molto questa cosa, perché il Fatto Quotidiano è un giornale di sinistra, per cui essendo un giornale di sinistra, però ha detto, ecco, l'intervista di Marco Dolcetta, questo Alain Badiou, perdonatemi la mia pronuncia francese, dice: abbasso i piccoli maestri della purificazione della filosofia. Uno nella vita può aver avuto ragione o essersi sbagliato nelle scelte politiche. Questo non inficia la sua grandezza di filosofo e la filosofia stessa è indifferente agli orientamenti politici. Si può essere d'accordo o meno con questa affermazione? Alain Badiou probabilmente non conosce a fondo né i Quaderni Neri né il pensiero di Martin Heidegger, però una cosa la sa, che la deriva ideologica non è certo il posto giusto per la filosofia. E per questo si è reso necessario il mio intervento. Per quanto riguarda il resto, posso dire solo che Micromega è stato il giornale che ha fatto, sul quale sono apparsi gli articoli più infamanti. Non mi piace citare gli autori, preferisco ricordare chi ha difeso Heidegger, perché lo ha fatto anche con un certo acume, per esempio Marcello Veneziani sul giornale. Marcello Veneziani ha semplicemente detto che chiunque difende il radicamento, l'esserci, in qualche modo la tradizione, se posso parlare in un termine non filosofico, visto che io non sono un filosofo, in qualche modo finisce in una reductio ad Hitlerum, e questo mi ha molto colpito. Cioè chiunque non segue il pensiero unico, filodemocratico, filotecnologico, eccetera, oggi finisce per passare per nazista, per antisemita, e questo diventa un modo buono per uccidere la libertà di espressione e la libertà di pensiero. Non dobbiamo dimenticarlo mai. Con questo ho finito e vi ringrazio moltissimo. Grazie. Grazie per questo intervento, anche tanto più significativo quanto poi agito anche professionalmente come giornalista. Bene, io credo che siamo nel tempo, tra l'altro questo incontro coincide anche, della ragione perché sono così numerosi, anche con una lezione del corso di teoria generale del diritto, perché gli studenti fanno esperienza di un dibattito filosofico accademico, e quindi cerchiamo magari di terminare questa prima parte della discussione entro un quarto d'ora, 20 minuti, in modo da consentire anche la chiusura della lezione. Poi continueremo, per chi vorrà rimanere, nella parte più direttamente seminariale. Quindi io invito adesso gli ultimi tre relatori a dare una loro breve testimonianza, che poi approfondiremo poi successivamente, e chiamo ora una persona che tra le prime
si è occupata con sensibilità della tematica dei quaderni neri, cioè dedicando ad essi un intero libro, la professoressa Brencio, se viene a dare il suo, e poi proseguiremo più analiticamente la discussione, poi dopo ci sarà il professor Vanzago e infine il professor Marini con pochi minuti di testimonianza. Sì, buonasera. Per me è un momento estremamente importante oggi essere qui accanto al professor von Ehrmann e parlare ad una platea di giovani oltre che di colleghi. Mi sono occupata dei quaderni neri di Heidegger sì, nel momento in cui sono stati pubblicati in Germania e ho dedicato ad essi un lavoro, a cui stanno seguendo altri lavori. Vorrei fornirvi, affidarvi due citazioni. La prima citazione è di Gadamer. Gadamer dice: chiunque crede di essere a favore o anche semplicemente contrario ad Heidegger si renderebbe ridicolo. Non è così facile passare davanti al pensiero. La seconda citazione è di Medard Boss ed è contenuta nei Zollikon Seminar. E Medard Boss dice: in vita mia non ho conosciuto mai persona più infangata e più infamata di Martin Heidegger. Tutta la comunità scientifica si scaglia contro quest'uomo. Rimane solo inspiegato il motivo del suo non difendersi. Richiamo alla memoria la testimonianza di Friedrich de Tovernichy quando, incontrando Heidegger, chiede: ma perché lei non si difende pubblicamente da tutte le accuse che le vengono mosse? E Heidegger, con molto decoro, risponde: in un clima di siffatta malevolenza, difendersi non scagionerebbe il processo che mi è stato costruito. Heidegger è stato l'autore che, sin durante la sua esistenza, ma anche oggi, ha fatto esperienza non solo dell'odio, non solo della credine, ma anche della falsificazione. Numerosi sono i documenti pubblicati in lingua italiana che dimostrano come quest'uomo, sin dalle dimissioni del rettorato, sia stato inviso al Partito Nazionalsocialista. Le sue opere circolavano di nascosto, i suoi testi erano sottoposti a censura e gli veniva spiato durante le lezioni. Eppure Heidegger è consegnato al grande pubblico come il filosofo del Führer. Già con il libro di Victor Farias, ricordato poc'anzi dal professor Alfieri, pubblicato nel 1987, Heidegger e le nazisme, si apre massivamente questo tentativo di delegittimare la narrazione heideggeriana, cioè la meditazione di Heidegger. Heidegger ha sempre detestato l'espressione filosofia di Heidegger. Non esiste un genitivo in filosofia, esiste Besinnung, la meditazione. E dal 1987 ad oggi questa delegittimazione si è progressivamente montata. L'anno dopo il libro di Farias, nel 1988, viene organizzata ad Heidelberg una bella conferenza ad opera di Gadamer, Derrida e Labarthe, pubblicata in lingua francese, la Conferenza di Heidelberg, in cui per la prima volta pubblicamente Gadamer affronta il problema politico di Heidegger, o meglio, affronta la riflessione sulle scelte di Martin Heidegger. E gli atti di questo congresso sono raccolti in un volume a cui Gadamer fa seguire una piccola postfazione dal titolo Come Platone a Siracusa. E non
non tanto per una sorta di assonanza. Già la Hannah Arendt, in occasione dell'80° compleanno di Heidegger, gli ricordò che quando i filosofi scendono nelle faccende umane o si rivolgono a tiranni o a Führer. Ma l'intento di Gadamer è molto più brillante e magistrale, perché ciò che vuole mettere in evidenza è che Heidegger, come altre migliaia di tedeschi, per un brevissimo periodo della sua vita ha creduto al nazionalsocialismo alla luce del Trattato di Versailles, alla luce dei 7 milioni di disoccupati, alla luce di quello che era il contesto della Germania di quel periodo. Tuttavia, quando si parla di Heidegger, ciò può suonare come una sorta di difesa. Ora, i Quaderni Neri hanno fornito, se vogliamo, l'occasione adeguata per poter dire che Heidegger non è stato solo un nazista, non è stato solo il filosofo del Führer, ora abbiamo anche le prove del suo antisemitismo. In tedesco si potrebbe dire was noch dazu, cos'altro vogliamo aggiungere? Il cerchio quadra. Eppure le cose non sono così semplici, perché delle 14 proposizioni in cui Heidegger adopera in tutti e 4 i volumi degli Schwarzhefte le parole Jude, Judisch o Judentum, solo in 7 contesti ci troviamo nella situazione in cui queste parole vengono unite a un'altra parola che difficilmente è comparsa nei quotidiani italiani e tedeschi, cioè la parola Christentum, cristianità, o meglio cristianesimo. L'esperienza che io ho avuto nel lavorare sui Quaderni Neri è stata quella di una messa in evidenza di una specifica macchinazione che queste opere hanno conosciuto. Sono state consegnate al grande pubblico con l'intento del sensazionalismo, cercando di poter riportare in auge l'affaire Heidegger, il caso Heidegger. Pochissimi hanno ricordato, invece, che all'interno dei 4 volumi la critica di Hitler, la critica al nazionalsocialismo, la presa di distanza dal partito nazista percorrono come un filo d'Arianna le oltre 2000 pagine. Banalmente verrebbe da dire 2 pesi e 2 misure, ma non è questo l'intento della filosofia, forse, così come non è quello di assolvere o giudicare, quanto quello di comprendere, così come Kant ci aveva insegnato, esercitare criticamente la nostra ragione. Quello che a me in particolar modo ha colpito è stata l'ostinazione con la quale si volesse insistere su questo antisemitismo. E nei miei lavori sui Quaderni Neri mi sono confrontata con la Judenfrage, con la questione antisemita. Ho ricevuto molto apprezzamento, ma dal canto mio credo di non aver fatto nulla di particolare, nel senso che io ho semplicemente consegnato al lettore le parole di Heidegger, lavorando in maniera paritetica fra gli Schwarzhefte e le opere che Heidegger in quel periodo andava componendo a livelli di trattati, corsi universitari e lettere. Il quadro era indubbiamente ben maggiore e dunque la questione antisemita, la Judenfrage, non diventava più questo orizzonte di senso ampio su cui catalizzare l'attenzione, ma diventava un punto in un mare concettuale estremamente più ampio. E ciò che ho ritrovato anche nel libro del professor von Erman e del professor Alfieri è stata questa puntuale, chiara ricostruzione di come l'intento principale della meditazione heideggeriana sia la critica alla modernità, sia la critica alla società occidentale, la quale, avendo smarrito l'essere, altro non ha fatto che consegnare questa stessa civiltà al nichilismo, di cui, come Heidegger scrive nel volume 97 nelle Anmerkungen,
L'esperienza dell'Olocausto è solo la porzione più superficiale di un nichilismo ben più potente, che affonda le sue radici in un sostrato ancora più forte. Proprio nel volume 97, che se vogliamo, almeno per me è stato il volume più bello di tutti i quaderni, la critica stringente, penetrante alla civiltà occidentale procede di pari passo con altre critiche che però anche in questo caso non hanno accompagnato il sensazionalismo di altre interpretazioni. E quali sono? La critica alla tecnica, la critica alla Machenschaft e così via. Io credo, vorrei concludere dicendo un'unica cosa. Chiunque si avvicini a queste 500 pagine con l'intento di volervi vedere un'apologia o una difesa di Heidegger sbaglia a priori. Gli autori non stanno difendendo o assolvendo Heidegger. Stanno, per usare le parole di Heidegger, riportando delle osservazioni. Stanno riportando delle constatazioni. Sarà poi il lettore a capire quali sentieri si perdono nel bosco, per usare una metafora heideggeriana, o quali invece riportano all'origine. Grazie. Chi fosse interessato, ricordo, l'ha citato, la professoressa Brencio è autrice di un libro che veramente tra i primissimi si è occupato dei quaderni neri, si intitola La pietà del pensiero. Invito ora l'amico e collega Luca Vanzago a dare la sua testimonianza che in pochi minuti dedicato appunto a questa riflessione, al suo punto di vista. Professor Vanzago insegna qua gnoseologia, è professore associato di filosofia teoretica. Sette, otto. Grazie Giampaolo, grazie dell'invito, grazie all'occasione che mi è stata data di essere qui insieme al professor von Herrmann. Avevo preparato un intervento un po' più lungo perché inizialmente mi era parso di dover parlare un po' di più e quindi adesso dovrò trovare il modo di accorciarlo. Dico subito che il mio intervento non è un intervento da specialista del pensiero di Heidegger e quindi tantomeno un intervento da specialista sulla querelle vertente sui cosiddetti quaderni o taccuini neri. E tuttavia, da studioso di fenomenologia, ho sempre studiato Heidegger con grande attenzione e ho sempre avuto modo di rilevare la grandezza di un pensiero che non cessa di interrogarci e di sollecitare riflessioni teoriche cui si cerca di corrispondere con le forze che ciascuno di noi può mettere in campo. E quindi dal punto di vista di uno studioso di tematiche fenomenologiche che ho seguito e seguo la concitata e a tratti un po' eccessiva discussione su questi testi, che alla luce anche delle pubblicazioni del libro di cui stiamo parlando qui oggi, mostrano chiaramente di contenere riflessioni importanti per comprendere ancora meglio il retroterra del pensiero heideggeriano nel suo farsi. All'interno di questo corpus molto vasto, di appunti e annotazioni di genere e tenore molto diversi, poche, veramente poche annotazioni riguardano gli ebrei, ma evidentemente è su tali passaggi che si è accentrata l'attenzione soprattutto di chi persegue lo scopo di tacciare Heidegger di antisemitismo. Ora, non starò a ripetere cose che sono già state ampiamente dette qui, anche oggi, e vorrei concentrarmi sulla necessità di contestualizzare il pensiero di Heidegger sia in generale sia in particolare per ciò che concerne tale questione. Condivido in questo senso l'approccio di Francesca Brencio, che abbiamo appena ascoltato, e come lei credo che Heidegger critichi la tradizione occidentale ebraico-cristiana come fondamento della metafisica moderna e al suo interno il giudaismo. Avrei avuto una lunga citazione da uno scritto di Francesca che ometto, però per arrivare all'essenziale direi che per comprendere come situare le affermazioni sul giudaismo e sull'ebraismo fatte da Heidegger negli Schwarzeheft occorre dunque tenere presente che la tematica fondamentale da cui Heidegger prende le mosse è situata attorno a concetti come quelli di mondo, di suolo, di terreno, di fondamento.
A ciò si aggiungono poi altre considerazioni legate alla formazione del pensiero heideggeriano, in particolare al ruolo giocato dalla meditazione sull'opera di Lutero e al suo peculiare modo di opporsi all'ebraismo. Da Lutero Heidegger può aver ereditato parte della sua critica alla Chiesa Cattolica Romana. Si può qui pensare a ciò che già Romano Guardini aveva osservato in proposito, e dunque al modo con cui Heidegger congiunge cristianità contaminata e radici ebraiche. Quindi Heidegger, come noto del resto, opponendo la tradizione giudaico-cristiana poi romanizzata, che dimentica l'essere, e la filosofia greca, soprattutto presocratica, pone l'esigenza di un altro inizio che possa ricondurre all'origine e con ciò anche arrestare l'alleanza tra monoteismo cristiano e dittatura moderna del pensiero dominante e calcolante. Si tratta di tornare alla Grecia preclassica, disfacendo il cammino che si è venuto articolando con il pensiero giudaico-cristiano, prima e moderno poi. Allora si può leggere in quest'ottica un passaggio come quello in cui Heidegger afferma che nel momento, cito, in cui l'elemento essenzialmente ebraico, tra virgolette, in senso metafisico, lotta contro quell'ebraico, viene raggiunto il punto più alto dell'autoannientamento nella storia. Su questa base si deve valutare cosa significhi per il pensatore che entra nell'essenza nascosta e iniziale della storia dell'Occidente meditare il primo inizio tra i greci che rimane fuori dall'ebraismo e cioè dal cristianesimo. E vi sarebbe poi anche da considerare la temperie sociopolitica in cui Heidegger inizia il proprio cammino di riflessione, in particolare, è già stato detto, l'evoluzione della situazione in Germania e in Europa durante e dopo la prima grande guerra. In questa temperie storica Heidegger si trova sulla posizione di tanti che criticano il pensiero universalistico liberale borghese, inflettendo tale critica in direzione di una prospettiva che, se guardata con le categorie della scienza politica, va comunque intesa in senso nazionalistico. Il tema della comunità nasce con il lavoro che conduce a essere tempo. E a ciò credo si può far corrispondere la tesi, che si trova per esempio nel volume 96, a pagina 56, in cui Heidegger parla di derazzificazione dei popoli e corrispondente perdita della storia come ambito di decisione dell'essere. Mi perdonerete se salto alcune parti che poi comunque posso mettere a disposizione. Sì. Ecco. Qui avrei citato alcuni autori che facevano ulteriori riflessioni sulla, diciamo, sullo sviluppo del pensiero heideggeriano a partire dal suo contesto sociopolitico e non soltanto filosofico, e ce n'è uno in particolare che ricorda le analisi Besinnung, in cui Heidegger istituisce un nesso tra democrazia liberale e autorità totale, che viene affrontato con analoghe considerazioni svolte da, per esempio, Adorno e Horkheimer. Peraltro Heidegger sviluppa tale questione nella prospettiva poi ulteriormente elaborata dopo la fine del secondo conflitto mondiale di una specificità tra comunismo e americanismo come facce dello stesso fenomeno generale. E allora nella lettera sull'umanismo Heidegger dirà che, cito, ogni nazionalismo è sul piano metafisico un antropologismo e come tale un soggettivismo. Il nazionalismo non viene superato dal semplice internazionalismo, ma soltanto esteso ed elevato a sistema. In questo modo, il nazionalismo viene così poco elevato e portato all'humanitas, quanto poco lo è l'individualismo nel collettivismo privo di storia. Il collettivismo è la soggettività dell'uomo portata sul piano della totalità. È una citazione dalla lettera sull'umanismo. E in questo senso il razzismo è un modo particolare di pensare ancora all'interno dell'impostazione metafisica, a cui si può connettere un'affermazione dei quaderni neri, le Überlegungen XII-XV, in cui Heidegger sostiene che, cito, ogni pensiero relativo alla razza è moderno, perché si muove sui binari della concezione dell'uomo come subiectum. Nel pensiero della razza viene portato a compimento il soggettivismo dell'epoca moderna, mediante l'inserimento della corporeità nel soggetto
e attraverso la concezione per cui il soggetto è completamente ricondotto all'umanità della massa degli uomini. Contemporaneamente a questo compimento e asservito a esso, si realizza senza più condizioni il dispiegamento del pieno potere della macchinazione. Va ricordato che lo sradicamento è già in Essere Tempo, il paragrafo 40, l'esperienza più originaria. Heidegger dice: l'inessere assume il modo esistenziale del non sentirsi a casa propria. E aggiunge: dal punto di vista ontologico esistenziale, il non sentirsi a casa propria deve essere concepito come il fenomeno più originario. Quindi Heidegger pensa a un radicamento diverso, opposto a quello della patria. Lo sradicamento è essenziale, questo è detto chiare lettere, e ineludibile. Semmai è tale da poter inaugurare la nostalgia del ritorno. Solo se si è sradicati si può cercare, sulla scia di Hölderlin, l'autentico, ossia ciò che non si possiede per essenza. Quindi la tecnica nasconde questa struttura essenziale e ne dà una risposta in termini di amministrazione. Pertanto si può dire che pensare la metafisica e la sua espansione tecnica, e le ovvie e profonde conseguenze che essa comporta per l'esistenza umana, costituisca l'autentico pensiero politico, tra virgolette, di Heidegger. Senza scadere in un'assurda negazione di tecnica e calcolo, Heidegger prende le distanze dall'egemonia unilaterale della tecnica, quell'egemonia che esclude ogni accesso all'ente che non risponda alla pianificazione ordinata in vista di fini specifici. Certo, poi si potrebbe aggiungere, e concludo, che il nesso comunità-popolo, che viene istituito in particolare nel periodo appunto più caldo di Heidegger degli anni 30, avrebbe potuto ricevere anche formulazioni diverse, come per esempio ricorda Adriano Fabris, mettendo in confronto Heidegger con la sua allieva Anna Arendt. Certo, questo è un discorso molto ampio che adesso non posso fare. In ogni caso si può dire per sintetizzare che Heidegger ha visto nel popolo il divenire della comunità, Arendt ha all'opposto visto nella comunità il divenire del popolo, e trasformando il popolo in una comunità si sarebbe potuto evitare forse sul piano politico alcuni degli esiti tragici che comporta un filosofare in qualche modo per un certo brevissimo tempo anche abbagliato dalla possibilità di guidare la guida. Ma detto questo, credo che, per concludere molto rapidamente, il quadro che emerge dalla lettura analitica degli Schwarzhefte, che è stata fatta con ammirevole acribia da questa opera, ci consenta di mettere nella giusta ottica il valore del pensiero heideggeriano. Grazie. Ringrazio di cuore l'amico Luca Vanzago anche per questo, per il dono che ha fatto di questa relazione, che abbiamo capito essere realmente estremamente raffinata e profonda. Quindi grazie di cuore di questo dono che fa la comunità, in qualche modo, della verità relativamente a Heidegger, veramente un dono, e ringrazio anche per la grande flessibilità con cui è riuscito a riassumerla. Però se la mette veramente a disposizione, credo un dono importante, credo per tutti coloro che si interessano a queste tematiche. Quindi grazie di cuore, e veramente mi sembra che la sua relazione abbia, dal punto di vista di Pavia, onorato i nostri ospiti. Chiudiamo la parte prima del dibattito, in cui ciascuno di noi potrà porre domande agli altri, e con l'intervento finale, e sono molto lieto che lo possa fare, del traduttore italiano dell'opera principale di Martin Heidegger. Martin Heidegger ha scritto un'opera, la più importante di tutte, che si chiama Essere e Tempo, e il traduttore italiano di Essere e Tempo, la nuova traduzione italiana di Essere e Tempo, che è un libro asperrimo nella traduzione, è proprio il professor Alfredo Marini. Sì, io ho accettato volentieri l'invito a fare la mia testimonianza. La mia è una testimonianza. Dirò subito che tutta questa vicenda appare a me, che sono vecchio,
come sotto diciamo nell'ombra del déjà vu, del concetto e della sensazione del déjà vu. Molti di voi, parlando di questa circostanza particolare, ultima, dei Quaderni neri, nella quale le dicerie su Heidegger, le calunnie su Heidegger, la crocifissione di Heidegger come nazista, sono rinate per la terza volta, ma molti di voi, quando ne hanno parlato, hanno pensato di retrocedere questo evento, questo processo al 1987, cioè alla volta precedente. Ma ce n'è una ancora prima, cioè già durante la guerra erano nate una serie di dicerie, soprattutto in Svizzera, ad opera di giornalisti svizzeri. Adesso i giornalisti svizzeri sono ottimi, ne conosco di ottimi, ma quelli di allora avevano praticamente introdotto questa diceria che prese subito grande spazio, che Heidegger aveva proibito al suo maestro Husserl di entrare nell'Istituto di Filosofia, che aveva permesso di bruciare i libri, insomma tutte cose assolutamente fasulle. Questa falsità, questa serie di falsità che nascono apparentemente fuori dalla Germania, in realtà nascono nell'università tedesca prima, molto prima, già negli anni 20. Già negli anni 20 Heidegger ha occasione di lamentarsi con i suoi confidenti di essere considerato antisemita. È una cosa molto strana, in effetti anche la signora Gualdani dice, ma io non ho capito perché questa insistenza sull'antisemitismo. Si sapeva che la moglie di Heidegger, la signora Petri, si era espressa pubblicamente in termini che potevano essere considerati antisemitici, ma che fosse antisemitico, ci fosse qualcosa di antisemitico nel pensiero di Heidegger, nell'insegnamento, trattamento con le altre persone, nei comportamenti eccetera, questo assolutamente non si riesce a capire. E tuttavia questa diceria era nata già allora, durante la guerra si espande, diventa internazionale dopo la guerra, anzi, bisogna aspettare. Poi a un certo punto queste dicerie hanno un andamento ciclico, carsico, per cui scompaiono, poi rinascono con un'occasione qualunque, a un certo punto rinascono. Nel 62 c'è la pubblicazione dell'introduzione della lezione del 35, introduzione alla metafisica, e c'è quella famosa recensione di Habermas intitolata Pensare con Heidegger contro Heidegger. Cioè c'è tutta una dimensione di mistero su cui aleggia il giudizio negativo non espresso con precisione, se non appunto con eventi che erano poi mitici. E il senso di questo mistero è collegato con l'importanza insostituibile, indicibile, quasi incredibile del pensiero di Heidegger, che era misterioso, lo è ancora adesso in gran parte. C'è voluto Fédier con le sue risposte alla rivista Spiegel, in cui dimostrò pubblicamente in maniera inconfutabile la totale, nel Mercure de France mi pare che fosse, di queste dicerie. E siamo già ancora molto prima dell'87. Io nell'87 comincio, scrivo un libro, un saggio sulla intervista dello Spiegel, e ricordo che quando andavamo in stampa compare la traduzione italiana di Farias, del libro di Farias. Io non ho potuto tenerne conto nel mio libro, però quasi 10 anni prima, era nata sull'onda della pubblicazione dello Spiegel
che era stata accompagnata dal figlio di Heidegger con Tatsachen und Gedanken, cioè un'altra pubblicazione che era una memoria del 42 in cui Heidegger spiegava il suo comportamento come rettore. E in questa situazione rinasce, ribolle di nuovo, era forse la terza volta. Io ho parlato di déjà vu, ma nessuno ci aspettava. Poi comincia il professor von Erman, comincia la curatela della grande opera Omnia, Letzter Hand. Non era prevista in quest'opera che venisse pubblicata i primi 4 anni di Friburgo, delle lezioni friburghesi, e invece poi viene pubblicata. Lontanissima l'idea di pubblicare i quaderni neri, una cosa di cui nessuno parlava, e invece anche questa è stata pubblicata. Diciamo che in questa storia di calunnie ricorrenti, di ribollimenti ricorrenti, eccetera, è sempre presente lo scandalo di un documento nuovo, un documento che deve documentare finalmente, definitivamente, che cosa? Un pregiudizio che è quello dell'antisemitismo di Heidegger. Questa è la guida di tutte queste vicende ed è una cosa veramente incredibile. Quando la signora Gualdana diceva, cavoli, nessuno, tutti dicono ci sono 15 punti, 7, ci sono 7 passi di questo lavoro, no? Nei quali si associa cristianesimo, giudaismo, eccetera. Nessuno parla della linea rossa che invece attraversa tutta l'opera, non l'opera, perché di un'opera non si tratta, che è il pensiero dell'essere, cioè l'unico argomento di Heidegger, il più segreto, il più enigmatico, non soltanto per noi lettori, ma per lui, perché è un pensiero dell'enigma, è il pensiero proprio classico, del mitico, del mito greco, no? Di fronte all'enigma, all'indovinello banale in cui c'era il mistero della vita umana. Bene, io se penso alla prima volta che sono andato a Friburgo, il professor von Erman se ne ricorderà benissimo perché è stata la prima persona che ho conosciuto. Io sono andato per studiare Husserl, non Heidegger. Pensavo che Heidegger fosse ein Verkappter Katholik, mi sembrava un teologo così, non credevo affatto che fosse interessante. Perché? Perché io sentivo solo quello che si diceva in giro, ovvero ero vittima dei luoghi comuni su Heidegger. E infatti io ho studiato per 3 anni di fila a studiare nell'archivio Husserl tranquillamente. A un certo punto il professor Fink, che era quello di cui era assistente il professor von Erman, mi invita a Todtnauberg, dove ci sarebbe tenuto un seminario su Zeit und Sein. Zeit und Sein era la conferenza che Heidegger aveva pronunciato nell'Audi Max di Friburgo giusto qualche mese prima, nel fine inverno. In autunno, all'inizio dell'autunno, e il professor von Erman teneva il protocollo, the Hilton des Protokoll der Tagung, nicht wahr? Stavamo seduti in terra, in questo luogo molto, come dire, austero, che era sportivo, era vicino alla Hütte. Vicino alla Hütte c'era lo Studium Generale, c'era la capanna dello Studium Generale, che era una rivista dell'università, di tutte le università tedesche, e ne era direttore allora proprio il professor Fink. Lì si erano riuniti una serie di persone, come Beaufré, per esempio, che ricordo benissimo, c'era anche il giovane Fédier. Venivano da Parigi armati di apparecchi fotografici, erano veramente efficientissimi, era uno spettacolo molto, molto bello. E c'erano Vecchi, c'era Boss, c'erano
c'erano un po' tutti, c'erano tutte le persone che insomma erano vicine a Heidegger. Dico la verità, io allora non capii nulla, ma proprio non capii nulla del testo. La problematica, il quadro problematico mi era chiaro, ma il testo no, non ci capii nulla. Quello che però mi colpì moltissimo fu il modo come Heidegger teneva il seminario. Io credevo veramente di essere precipitato in un dialogo platonico. C'era quest'uomo che, piccolo, sembrava grande. Se lo si isolava dalle cose che stavano intorno, era maestoso. Eppure era un uomo molto più piccolo di me, era più piccolo di me, maestoso. Aveva uno sguardo magnetico, già ho sentito, ho letto qualcuno che raccontava del magnetismo di Heidegger. Ha uno sguardo magnetico, uno sguardo per cui non fissava la persona negli occhi le persone, però le guardava fissamente, proprio lì, dove sono gli occhi. Come se fosse una specie di, come se avesse un vetro, una vetrina di fronte a sé, e fuori ci fossero ogni sorta, come si chiama lo sguardo atmosferico, no? Quello che non fissa, che non mette a fuoco, lo sguardo atmosferico. Aveva uno sguardo atmosferico ad uso e consumo di ogni persona, perché una persona si trovava dentro in questo sguardo atmosferico. Le domande, c'era uno che faceva le domande, sembrava proprio Glaucone, era un suo amico d'infanzia, di cui non ricordo il nome, era un amico antico di... No, no, non era Beaufré, era un vecchio tedesco, non era un francese. Beaufré era una persona astuta, abile, eloquente, era molto in gamba. Ma questa persona era semplice, poneva le domande in maniera più semplice. Come fa Glaucone nella Repubblica di Platone? E le risposte erano, insomma, la situazione era sempre di grande tensione. Io non capivo la sostanza, non arrivavo fino in fondo. Tra l'altro per me era una novità, insomma, io studiavo Husserl, non avevo in mente il linguaggio di Heidegger, non conoscevo neanche il linguaggio di Heidegger. Però da lì è cominciata una curiosità, dalla persona. Questa persona è stata descritta dalla moglie di Cassirer, questo lo si trova in uno dei libri documentari di Schneeberger, questo svizzero che ha scritto una raccolta, una Auslese di 216 documenti, di cui 16 erano documenti diretti, 200 erano balle, cioè erano sentito dire. Uno di questi sentiti dire risale alla moglie di Cassirer, che nel convegno di St. Moritz nel 29 così parla di Heidegger. Entrò un uomo nero, piccolo e nero, che non sembrava un professore di filosofia, ma un artigiano della foresta nera. E attraversò lo spazio, insomma, comune, con il suo con gli suoi sci, perché veniva vestito da sci, no? E gli sci, lui se era andato a sciare mentre gli altri discutevano di filosofia. E attraverso la stanza scomparve. Cioè, tutti sapevano che era antisemita. Questo era uno dei tipici documenti di Schneeberger, documenti veramente poco probanti. Diciamo che arrivati a questo punto, sarà la quinta o la sesta di queste stagioni della calunnia, di alto livello, no? Di emersione della calunnia su Heidegger, c'è da chiedersi, ci si può chiedere, da cosa sia stata prodotta. Ha caratteristiche diverse in ciascuna fase. Per esempio, nella
la fase hitleriana, perché lì esplode completamente questo è certamente condizionata dall'invidia accademica. Io ho letto attentamente i documenti di quel tempo e ci sono documenti, per esempio Jaspers era convinto che Heidegger fosse ammanicato con Hitler e fosse in grado di fare grandi cose a vantaggio dell'università, della riorganizzazione dell'università, che ovviamente comportava l'eliminazione della componente ebraica, perché come in quella, nella università italiana la tradizione era, fino a 20-30 anni fa, era laici e cattolici, in Germania era tedeschi, ebrei e cattolici erano divisi in e i cristiani erano divisi in cattolici e evangelici in genere. Quindi in quella situazione le possibilità di sottoporre Heidegger ad un fuoco di fila di calunnie di tipo accademico, cioè quelle intelligenti, furbe, non si sa mai da dove vengono, però colpiscono sempre nel segno. In quel momento era il momento ideale. Con la sua fama, era appena uscito da pochi anni, essere tempo. Quello che certamente ha fatto esplodere la calunnia è stata la grande fama internazionale che Heidegger aveva e come questa ricadeva sulla Germania in base al fatto che lui era una rettore del Führer del periodo. Anche questa è una cosa che va chiarita. Heidegger è stato eletto dal Senato accademico, l'ultimo Senato accademico, l'ultimo, dopo a nominare i rettori era il Gauleiter, era il partito fascista, ma prima no. Chi lo ha portato a proporsi come rettore era una serie di persone. Lui era stato appena destituito il rettore Möllendorf, che era socialdemocratico, e lui è stato guidato da Sauer, che era un collega, un prete cattolico, è stato guidato a fare la campagna elettorale, eccetera eccetera. Ci sono tutta una serie di particolari che vanno nella direzione di come un filosofo vero come lui non possa che essere circuito da situazioni di questo genere. Il fallimento nei riguardi dell'istituzione, la incapacità di essere fedele a un'istituzione, era già stato fatto con la Chiesa Cattolica, cioè i cattolici neri, perché i cattolici di Friburgo erano cattolici neri, cioè molto... una volta si diceva reazionari, adesso non si dice più perché non si sa più che cosa fosse il contrario. Reazionario è un termine relativo, se non sappiamo qual è il progresso la reazione non si capisce, ma insomma erano cattolici di quel genere lì, e lui aveva fatto tutti gli studi con borse di studio di vario nome del capitolo del Duomo di Friburgo, eccetera eccetera, perché lui, tutti lo sanno, intendeva entrare nei gesuiti. I gesuiti erano la prospettiva della sua vita, perché erano colti, intelligenti e godevano di un privilegio fenomenale nella Chiesa Cattolica, cioè erano gli unici che potevano pensare con la loro testa, ai quali era permesso tutto quello che agli altri era vietato. E siccome lo scopo di Heidegger era ricostruire, riconquistare il tesoro, aprire, riaprire lo scrigno del tesoro culturale della Chiesa Cattolica, che per lui era il riassunto della storia dell'Occidente, ma era stato male amministrato e veniva male amministrato, allora lui aveva questo sogno di riorganizzare e amministrare ex novo questo patrimonio dell'umanità, dell'Occidente, che era contenuto nella tradizione Chiesa Cattolica. La verità è che i gesuiti lo hanno rifiutato dicendo che un soldato di Cristo non poteva
poteva avere le palpitazioni di cuore. E così questo, che era in realtà un grande sportivo, perché tutti sanno che Heidegger era un grande sportivo, è andato in canoa fino ad Ulma con dei colleghi non di filosofia, di facoltà scientifiche, con i quali si intendeva meglio. Con i filosofi non poteva andare d'accordo Husserl e Heidegger, perché Heidegger non considerava una cosa seria quella che comunemente si chiamava filosofia. Aveva tutt'altra prospettiva e stava bene con altri. Infatti, anche nella città di Friburgo, Heidegger non stava molto volentieri. Preferiva andare in montagna, stava là. La moglie, molto comprensiva, appena sposati, gli regalò questa capanna e là si stava bene. Heidegger, quando dopo la guerra conobbe, attraverso Tovernichito, conobbe appunto Sartre, prima cosa lo invitò: venga da noi, su, si sta proprio bene, potremmo sciare e potremmo parlare di filosofia, figuriamoci. Heidegger, quando parlò con Sartre, il risultato fu che Sartre tornò a Parigi inviperito, perché cioè, questo con questo non si può parlare. Heidegger filosofava. Invece di parlare con me, Sartre, filosofava, e filosofava duro. Cioè, è pazzesco il modo, bello, molto divertente, con cui Sartre, insomma, anche con Sartre, quindi, con l'autorità che allora c'era, perché avevano vinto la guerra i francesi, prima ragione, vinta senza grandi meriti, ma avevano vinto la guerra. Scusate, non voglio andare avanti all'infinito con queste cose. Poi c'era l'existenzialismo, c'erano Juliette Gréco, c'era tutta questa atmosfera dell'esistenzialismo francese dopo guerra, e questa era un'autorità dal punto di vista mediatico, della fama, dell'accettabilità delle persone. Anche con Sartre subito fallisce con la Chiesa Cattolica, perché appunto è stato mandato via dai gesuiti, rinuncia a studiare filosofia, passa a matematica, poi attraverso un anno di pene torna alla filosofia, ma con uno sguardo completamente diverso, perché ormai si è sposato, ha sposato una protestante, eccetera eccetera, con tutto quello che ne deriva. E scrive che lui si sentiva di giustificarsi di fronte a Dio da solo, senza bisogno della Chiesa Cattolica e dei dogmi e così via, che è un atteggiamento imperdonabile da un certo punto di vista. No? Ecco, quindi con la Chiesa Cattolica fallisce, col partito, non sto a tirarla in lungo, ma col partito il fallimento è analogo, con le autorità, anche quelle a lui favorevoli. Heidegger fallisce sempre. Perché? Ma perché il senso della sua filosofia è di fallire autenticamente. Questo è eigentliches Scheitern. Questa è la cosa che ci si può permettere, di fallire autenticamente. Vincere non avrebbe mai cantato all'unisono con Mussolini: vincere, vincere, vincere. Ma neanche perdere, perdere, perdere. Però piuttosto perdere che vincere. Perché perdere vuol dire arretrare vuol dire allargare la prospettiva. Questa è la prospettiva di Heidegger, qualcosa che si deve sempre allargare. In questa prospettiva Heidegger ha passato la vita fino agli ultimi anni, non ha avuto mai altra gratificazione che cercasse veramente, se non quella appunto di questo allargamento dell'orizzonte, addirittura coi capovolgimenti dell'orizzonte. Perché senza i capovolgimenti non ci sono neanche gli allargamenti. Il concetto di metafisica in Heidegger cambia almeno tre volte. Un po' come in Kant, è lo schema, Kant fa una critica per fondare una metafisica che possa considerarsi scienza, qui di scienza non si parla, ma è sempre la prospettiva di una metafisica futura, cioè un nuovo senso della metafisica. Il senso di questi sensi va in un orizzonte che non è un orizzonte temporale e neanche logico, che è l'orizzonte del senso dell'essere,
come tale, cioè un orizzonte di sfondamento. Non finisci mai, non ci sei mai, ma lavori sempre, sei sempre impegnato e attaccato alle, come dire, ai nessi della, dell'esperienza filosofica. Quindi è un'esperienza quella di Heidegger che veramente si capisce che non, nessuno la capisca e alla fine quelli che si mettono a parlarne se ne innamorano, no? Però come tutti gli innamoramenti ciascuno te li lascia. Ah, tu ti sei innamorato, vabbè, piacerebbe, fortunato te, vorrei anch'io essere innamorato. L'innamoramento non serve, non è sufficiente per produrre convinzione e illuminazione intorno a sé. Vabbè, scusatemi. Grazie di questo splendido ricordo e di questa splendida testimonianza.